Cioè, sembra stupido, ma tu dici paragoni. Tu paragoni uno che gioca su LoL ed è Challenger, uno che è un dentista. Però effettivamente, se uno vuole paragonare le cose e non dirlo come. Cioè, io non so se risulta brutto per il dentista dirlo, ma credo sia più difficile fare il Challenger che il dentista. Non lo so, figa. È brutto da dire. Cioè, dirlo, mi sento proprio in colpa a dirlo. Mi sento in colpa di come fai a dire che è più facile diventare Challenger su un gioco piuttosto che studiare 6 anni di odontoiatria. Però, figa. Eh sì, risulta molto brutto, è come se scrivessi 6 anni di studio, esatto. Mi sento proprio male a dirlo. No, ragazzi, se va male Twitch avrò un. Non voglio avere più NB. Io ci ho provato a pensare, ho pensato a tutto. Ho pensato, ma forse va male Twitch, devo fare un'altra cosa, devo fare questo. Devo cercare di concatenare le cose, però. Dude, io non ce la faccio. Cioè, non ce la faccio a stare appresso a 3 cose. Cioè, io se faccio una cosa la voglio. Cioè, io non so quel tipo di persona che fa tutte cose fatte bene. Cioè, piccole cose fatte ok. Io riesco a farne una fatta bene al 100% piuttosto che farne tre ok. Quindi. Vabbè, se va male Twitch va a fare magazzino di 1400 euro al mese, non è che noi un piano B o finisci sotto un ponte. Vabbè, in realtà il mio piano B, tra virgolette, era provare a ristudiare poker o magari provare a fare investimenti, usare un po' di più quel campo. Non so, io sembra strano, ma qualsiasi. A me affascina il campo dei soldi in generale. È proprio una cosa che mi affascina, non so per quale motivo. Non lo so. E non riuscirei mai a lavorare sotto contratto e non ce la faccio. Io voglio vedere che il guadagno dipende da me. E voglio vedere che se effettivamente mi impegno di più e faccio le cose bene, guadagno di più. Non è per me. Lavori tutti rispetto, ma non è per me. Io, il giorno in cui lavorerò sotto contratto, sarò triste e lo farò per qualcun altro e non per me, molto probabilmente. Oh, quanto cazzo è andato il champion? Mi ti ho trollato. Però sono sempre del parere che uno deve fare quello che. Che più gli piace. È la cosa più importante, veramente. È veramente la cosa più importante. Perché magari non te ne rendi conto adesso, perché magari vedi i soldi, sei giovane e non ti importa. Ma quando andrai avanti, magari ti renderai conto che hai sprecato tanto tempo della tua vita. Ci potrebbe essere jungler qua per cosa sta facendo così lui. Per guadagnare soldi e sopravvivere piuttosto che vivere, no? Cioè, poi la mentalità italiana è veramente brutta sotto questo punto di vista. La Fiddle era lì allora. È un coglione 7. Faccio un King primo item. Why not? Ok. Ma veble. Io non so uno così appariscente. Cioè, io fossi ricco non mi farei comunque un'auto da 100k. Non mi farei neanche. Cioè, sono un po' piacione per gli orologi, ma. Cioè, non lo darei a vedere troppo. 2 anni dopo. No, back. Doppia longsword, via. Non so, per me non può esserci un confronto. Ma no, infatti il confronto non ci può essere. Ma come non ci dovrebbe essere un confronto tra università? Cioè, io ancora sento nel 2020 che scienze politiche fa schifo rispetto a ingegneria. Nel 2020. E lo dicono proprio gli ingegneri, cioè, raga. È low. Quello c'è il TP, no, no.
E la cosa bella è che non ci scherzano, che lo dicono seriamente. Quindi. Io sei risposto alla persona, non vedo quello che voglio, ad esempio, non avere problema. No, ma infatti. No, no. Ma infatti non c'è nulla di male a lavorare sotto contratto, eh. Io semplicemente non ci riuscirei. Cioè, io non. Adesso che ho scoperto questo mondo, non riuscirei a lavorare sotto contratto. Lo vedo carino, share. Però già parti con l'idea sbagliata, Imo. Uno stima 3 orette al giorno. Ce la fai a reggere 3 orette al giorno tutti i giorni? Sembra una cazzata, ma è difficile. Lo so, Snorchio. La mia. Ti posso fare una domanda? Ora. Secondo te, se prendiamo 100 persone. 100 persone in Italia, quante di queste 100 persone riusciranno a fare il dentista e quanti il challenger? Secondo te? Per dirti. Cioè, in teoria, sta domanda dovrebbe rispondere a tutto, no? Ci ho pensato prima. Giusto? Let's go. Ma tutti gli alieni vogliono fare i dentisti. Però, no, esatto. E questa è la cosa. Ma infatti, ma io. Ah, ragazzi, io non sto screditando niente. Sto cercando di fare ragionamento con voi. Assolutamente, non me lo permetterei mai, eh. Tutti e 100 potrebbero fare entrambe le cose. Dipende dall'impegno che ci mettono. Secondo me, invece, non è così. Secondo me, quell'esempio può funzionare. Sul fare uscire con 110 lode o uscire con 100 per quanto riguarda l'università. Qui può funzionare se fare il diamond o meno, ma il challenger non ci arrivi se ti impegni. Serve studiare, serve molta pratica e non è detto che tu sia portato per farlo, capito? Mentre secondo me se non sei portato per l'università uscirei con 80, con 90 piuttosto che con 110. Ma se non sei portato il challenger non lo fai, per dirti. Non so, te lo dico io che gioco da 8 anni, ho giocato anche competitivo e il challenger non sono mai riuscito a farlo. Quindi magari mi manca sicuramente qualcosa, no? No, tutti vogliono fare il challenger. Mate, tutti vogliono fare il gold e sto stuccati silver. Cioè, se vogliamo ragionare da questo punto di vista. Proprio. Però ovvio, sono due cose diverse, uno non dovrebbe paragonarle. Che c'entra? Uno. Si tratta di un percorso di studi enorme. Un quantitativo di tempo enorme da investire. Quindi. Sono paragoni che non sono. Non sono proprio da fare, cioè non ha proprio senso paragonarli. Però era per aprire un discorso così per ridere. Guadagnare giorno e vista a cattivo occhio. Raga, ma lo sapete che qua io giurerei, io non gioco. Io sapete quant'è che non gioco a un videogioco? Volete sapere quant'è che non gioco a un videogioco? Da quando ho iniziato a fare lo streamer. C'è Fiddle. Sì. Fuck me. Da quando ho iniziato a fare lo streamer, che non gioco a un videogioco. No, non è ma infatti anche il cacciatore viene screditato. Si pensa che una persona. Cioè, poi sono due cose diverse. Nel senso, lui. È brutto da dire, ma. So, due modi completamente diversi, ma si tratta comunque di lavoro, no? Ok. Però un dentista viene rispettato molto di più rispetto a uno streamer. Cioè io sono uno che rispetta sia chi pulisce le case, sia chi pulisce per strada, sia chi sta sotto un ponte che non c'è una casa, e sia chi fa il broker finanziario, o sia chi il presidente della Repubblica. Rispetto tutti alla stessa maniera. Non è quello che fai tu che mi porta a rispettarti di meno. E invece ho proprio questa convinzione che chi fa questo tipo di lavoro viene rispettato molto di meno. No che me ne frega un cazzo in realtà, che me ne freghi un cazzo. Però è così. Dica. Grazie per il sub e benvenuto alle cagne di cane. Luigi Paduano. Twitch Prime. Anche se comunque alla fine non è un paragone, ci sta perché sono questo problema. Esatto, Snocchio. Ma ci sta, ok. Perché io ho anche qualche amico che ha iniziato l'università solo perché non sapeva che fare, non anche gli andava a ristudiare e comunque uscito con 85, quindi magari. Ho fatto un esempio sbagliato, non lo so. Grazie mille, Luigi. Secondo me sei il mese più importante di benvenuto alle cani cane, broschio. Grazie nel supporto. Welcome back. No,
Poca farm. Quel gank di Fiddle mi ha spezzato. Ha preso fuoco con Blood Tower questo. Holy shit, come ho fatto a perdere la torre a 10 minuti? Un po' troppo distratto. Però dipende dalle difficoltà della lunghezza del corso studio, anche questo di valutare. Sì, sì, ovvio. Certamente magari in teoria è uno dei più difficili per lunghezza di tempo. LOL. Tu che fa qua dipende dall'uno in sé. Non ci credo che Pain sia 4-1. Ciao QTX. È come lamentarsi che i calciatori quando hanno per prendere calcio una palla. Se è così facile fallo tu. Ma infatti è questo quello che... che dico. Occhio. Oggi, ieri, non mi ricordo quando, sto... Oddio, dimmi che non muori. C'è LeBlanc di là. Mamma mia, viene se sei scarso. Io penso che per arrivare alla vetta come challenger e come medaglia olimpica servono anche doti naturali. Assolutamente d'accordo con te. Ma il motivo per il quale... Ma pure a calcio, come sembra una cazzata, ma a calcio anche servono doti naturali. Cioè, ci sono lavori nella vita nella quale serve... A parte che, parliamoci chiaro, a calcio ci sono pure i giocatori medi, solo che è così seguito il calcio che gli stipendi sono altissimi, ma c'è... Cioè, ci sono dei giocatori che non so bravi, nel senso che potrebbero andare a fare pure mio nonno, veramente. Capito? Nel senso, c'è la media e poi c'è il talento, e poi c'è il giocatore bravo, eccetera, eccetera. Però tendenzialmente non tutti possono fare il calciatore. Probabilmente, ma come non tutti possono fare un tatri, in realtà, è vero, eh. Io sono molto sicuro che se andassi all'università probabilmente sarei stra indietro con le cose. Vabbè, forse perché non l'ho mai fatto e non ci ho mai provato, però sono sicuro che non sarebbe per me. Però io no. In passato dicevo che per me la mia vita era fare il pro gamer. Appena l'ho fatto ho detto no, non è per me. Quindi magari mi sbaglio, chi lo sa. Ciao Strago. Ma no, ma infatti, Vle, non è questo. Ma stiamo scherzando. Era partito dal discorso che tutti, che la maggior parte delle persone, soprattutto adulte, ma sapete, io più che adulte, quelle dell'età mia. Perché le persone adulte magari hanno un figlio, il figlio segue questo idolo, tra virgolette, e già sono più vicine a sto mondo, ma le persone dell'età mia sono proprio ignoranti sotto questo punto di vista, vi giuro. I miei coetanei sono i più ignoranti, più delle persone di 40 anni. Sapete? La prima volta che programmi ho incontrato dei game GG. No, ma va, io ho provato a farlo. È una vita che a me non piaceva, ragazzi. Cioè, io non so se cosa vedete dietro le lec. Ma io dietro le lec vedevo 100%. Cioè, quando l'ho preso sulla mia pelle, ho detto, cazzo, no, non è così facile. Cioè, fanno vedere, questi giocano, fanno lo stage e tutto. Eppure dietro c'è così tanto lavoro che io neanche me ne ero reso conto. Cioè, uno pensa che dietro un videogiocatore non ci sia nulla, ma ragazzi c'è un lavoro che è assurdo, vi giuro. Triforce, facciano loro lo streamer, eccolo là. Come cantati alcuni non abbiamo accaduto dati? Sì, ma infatti, guarda, vi dico la verità. Ieri stavo vedendo uno streamer, non so se lo conoscete, Lyric. O se no c'è anche No Way For You, lo conoscete No Way For You? È uno streamer di LOL. Lui sta senza webcam, gioca solo a LOL e qualche volta parla. E io mi chiedo, dove sta il talento qua? Cioè, perché lui ha 10k viewers? Dov'è che se li merita? No, dov'è che se li merita 10k viewers e si comporta così? Che cosa fa di speciale per i 10k viewers, no? E la risposta è stata, magari campa di rendita. Cioè non ha un buon rapporto con i viewers, quindi neanche risponde ai viewers. Non... E forse è solo perché è bravo. Se uno è molto bravo attira uguale. Sì, ma infatti, per carità. Però a sto punto, cioè, è come dire, allora se uno ha delle belle tette su Twitch attira. Ma a sto punto vai a fare porno, capito? Capito che ti voglio dire? Attira, ma è un esplorer, ma non ha mai giocato in competitive blue. Cioè ha giocato in 2-3 team, ma non era un'organizzazione. Cioè è stato tipo uno streamer per un'organizzazione.
Cioè, Freddy 800 c'è la parola. Se anche tra territori è meglio. Tipo, ad esempio, questo mondo è strano, no? Perché è molto, a parte che è molto altanelante. Nel senso, una volta la categoria migliore è Just Chatting, un'altra è LOL, un'altra è Fortnite, quindi dipende dove gira il pubblico. Chomon, arriva un challenger, ti dà l'opportunità di lavoro equivalente ad una laurea, anche il tempo che... Ma scherzi, bro, ma lo sai quanto guadagni il pro player? Arrivare challenger e entrare in un team ti dà molto più spazio di una laurea. Non è... L'equivalente di fare il challenger ti dà a te una posizione di valore enorme in West. Enorme proprio. Aggiorno il Gigabyte Marines, chi cazzo li conosce? Enorme. Enorme, actually. Cioè, ve lo dico, io non so i guadagni esatti, ma un pro player come Caps, secondo me, solo di team e magari le sponsor interne li farà 1 milione l'anno, credo. Forse, non lo so. Più soldi di Twitch e tutto, ma lo direste mai? Ma dietro sapete quanto sacrificio c'è? Mo Caps magari non lo fa notare perché gli piace proprio quello che fa e l'ha trovato, eh. Forse pure 2 milioni, non lo so. Caps è proprio un giocatorone, forse 2-3 milioni, non lo so. Ma però è uno su 1 miliardo. Capito? È come se vai dal dentista più bravo di New York e ti fa pagare il quadruplo rispetto ad un altro dentista. Però sai che se vai da lui fai un lavoro più che perfetto. Quindi anche lì magari ci sono vari tipi di dentisti. Cioè più scarso, più magari se snorchio in chat e rispondere. Quindi anche lì si distinguono dentista bravo, dentista non bravo, ad esempio. Quindi. Ma non stiamo dicendo... No, Dimix non, hai fatto un intervento che non c'entra nulla. Non stiamo dicendo che fare questo sia migliore rispetto alla laurea o niente di tutto ciò. C'è 7 dietro, non posso... No. Tipo in America pagano molto di più rispetto in West, ad esempio. No, certo, io perciò ti dico che l'ho fatto. No, ma infatti, ma io mo è uscito questa cosa del dentista come esempio. Deve essere anche, che ne so, un ingegnere, può essere anche un lingue, non lo so, capito? Era solo per dire, per fare un esempio. Per dire che per quanto sembra strano, è più difficile trovare un challenger che un laureato in... Porco. Capito. Ma come poteva essere quello ingegnere informatico? Come dovesse per tutto, cioè, capito? Non era per mettere in risalto quello che faccio io, che non sono neanche challenger, tra l'altro, quindi. E non mi viene da dirlo. Odontoiatria. Non mi viene da dirlo, non so perché. E mi sta intando nel mentre, porco. Ce la fate a non intare, vado in split push io. Ma è che sono stato, vero?
No, al nascio. Devo fare le dead dance. What? Avenge Secret in sta partita sarà infinito, ho già capito, va. Ah, se sbaglio a dire una cosa può far passare un messaggio privato alla gente. Sì, sì, anche lo stream. Allora, sì, ovviamente. È difficile dire una cosa sbagliata. Cioè, se sbagli come dentista. Cioè, se io dico una cazzata, ad esempio. No, perché. Dipende che cazzata dici, ovvio, però. Se ti fanno un dentista è tosta. Però non lo so. Ma non lo so. Li copro dalle spalle, così ci dovesse venire Fiddle da qua, lo killiamo, capito? È solo per coprirli, non per fare altro. Ok. Possibile che sia Fiddle. No, lascia me top, lascia me top. Posso andarci, posso andarci? Va bene, occhio a Fiddle. Let's go. Che yella, c'è drago da poco. Ho pure la dead dance, siamo enormi, cazzo, raga. Siamo veramente grossi. Comunque sì, era un discorso un po'... Se dopo volete lo facciamo. A me piace parlare di queste cose. Molti punti di vista. Okay, partiamo subito col dire che è un confronto sbagliato, perché sono due cose completamente diverse. Quindi è fatto giusto per parlare di un qualcosa. Quelli del Pog. Sì, il fatto è che farli in game mi fa distrarre troppo, però. Quindi. No, no, è gruppo.
Ok. Fare spark di Jax dipende cosa buildi. Imo vuol dire my opinion. Oh, ho attivato l'aereo per sbaglio. Volevo maxarla. Guarda, io qua. Better if I group. Let's go, baby! Let's go! Prendi il cazzo, tagliane! Let's go! Sette secondi. Cinque. Really good! Ah, non mi ha regalato The Dance. Poggio. Oh, uni, 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 oh, benda, benda, oh. Ed end in summon. Ce l'ho gli HP? Sì, andiamo così. Arriva, arriva. Dai, dai. It's good. It's so good. Raga, se Khan dice ho fatto una gara bassa che mi dissocio ed è tutto ok. Mi sono dentista sbaglio a fondanno, potete associarsi quante volte ma è una merda fino al collo. Mi dissocio. Ah! Mi dissocio, mi dissocio. Oddio, che ha fatto tutto. Scusi, mi dissocio. Ma dipende che danno crei. Se crei un danno morale che è tipo odio verso le etnie diverse, ad esempio pure quello è grave come cosa. Se tu trasmetti a una persona e lo. Se tu trasmetti a una persona questa tipo di cosa è gravissimo per la società, no? Capito? Dipende che tipo di... Ok, hai group. Non sanno giocare intorno a uno spirito, devo gruppare per forza. Assurdo.
Meno male che l'ho pingato io, guarda. Meno male che grazie a Dio l'ho pingato io, lol. L'ho visto che è lì. Holy shit. Holy shit, che game. Pensavo di aperto. Ah, l'ho già presa la penta, l'ho già presa sto game. È la seconda penta del 2000. Grazie mille a 86 dell'host, non l'ho visto neanche prima, scusami bro. È la seconda. Seconda penta del 2020, mi sa. Una shoot at all. Oh, sto cazzo di client allucinante, giuro. Si può andare avanti? Non si può. Assurdo. Oh, allucinante. I found owner 2 times yesterday. Più 21. Vediamo i danni. And he lost along the match. I found him again. I found him again. GG. And he's doing nothing. GG would be. GG.